Allora, vengo dal Comune di Roma, USB Comune di Roma, e mi occupo in particolare di Sigignito. Durante questi interventi mi è venuto in mente, allora, vi ricordate il film di Johnny Stecchino? Quando stavano in macchina e si dicevano che il problema di Palermo è il traffico. Beh, adesso vi do una notizia sensazionale: a Roma il traffico non c'è. E io l'ho scoperto qualche giorno fa, non perché non avessi visto più macchine in giro, perché mi sembrano le stesse, però comunque vado poco in giro con la macchina perché prendo autobus, tanti autobus, leggo tanto sugli autobus. C'è questo grande vantaggio, fare i pendolari, prende tanti autobus, tante metro. Leggi tantissimo. E poi vi consiglio un'altra cosa: chi non arrivasse, chi non usasse questo strumento, Google Alert, tu ci clicchi la parola sopra che ti interessa e ti arriva di tutto, la maggior parte le butti via, però poi ti arrivano delle cose carine. E ritorno a Gianni Stecchino, perché mi è arrivata una mail con il rapporto, con un comunicato stampa di Alemanno, dove diceva che quest'anno l'Agenzia per il controllo della qualità, un'agenzia esterna al Comune di Roma, secondo Alemanno, ha pubblicato il rapporto annuale sulla qualità dei servizi. A me arrivava di Asili Nido perché mi occupo di Asili Nido, e quindi diceva la soddisfazione degli utenti negli Asili Nido è cresciuta quest'anno, è passata dal 5,7 al 6,3. Che significa, poi non si sa, perché io dentro gli asili nido vedo genitori che arrivano e sono genitori tutti precari, lavoratori che dentro i nidi sono tutti precari o quasi, e quelli che non sono precari li vogliono comunque precarizzare. Quello che vedo sono bambini sempre più a disagio, questo mi capita di vedere. Quindi dove abbiamo preso questi elementi? Però mi sono scaricata tutto il rapporto, mi interessavano gli asili nido, però poi, siccome viaggio tanto, dico beh, me lo scarico, invece di comprare un altro libro, mi leggo quello. E c'era anche il pezzo sulla mobilità. Allora, anche la mobilità, i cittadini esprimono soddisfazione, perché è diminuito il traffico. E il commento era questo: naturalmente ciò è dovuto alla crisi economica, perché la gente non prende più la macchina o la prende di meno e sta sugli autobus. Forse il problema potrebbe essere quello del sovraffollamento, però ci sono più corse, gli autobus passano con più puntualità. Faceva anche una statistica sulle varie fermate, il tempo che intercorre tra il passaggio e l'altro delle varie metro, e insomma va tutto bene. In questa situazione io stavo alla stazione Termini, alla metro quella che va alla Laurentina, e mi sono girata alle 7:10 di mattina. Mi sono girata, dietro c'era una marea di gente, non vi potete immaginare quanta ce n'era. Abbiamo aspettato 8 minuti, alle 7:10, 8 minuti. Allora mi sono girata dal mio vicino e gli ho fatto: ma secondo te è migliorato il trasporto a Roma? E voi non potete immaginare quello quante me l'ha detto, mi ha raccontato, vabbè, poi non la finiva più perché ha attaccato il bottone. Questa è la situazione. Un'altra cosa che vabbè, forse la sapete, però l'ufficio stampa di Alemanno ha 42 addetti stampa. Riesce a passare queste zozzerie come se fossero vere, e noi non abbiamo strumenti, o comunque abbiamo pochi strumenti per contrastare questa roba. Il vecchio Veltroni, quando è andato via, che pure ha fatto i suoi grossi danni ed è responsabile di questo schifo che c'è in città, aveva 9 addetti stampa, Alemanno adesso ne ha 42, e non è un dato da poco. Non so quanto costano, però costano tanto, oltretutto hanno un costo molto alto. Però pensate come riesce a gestire la situazione, no? A livello romano, a livello, lui ci dice che i cittadini sono soddisfatti. Allora io ripeto, vengo dagli asili nido, conosco bene quella di realtà e conosco come dire,
dire, come utente quella dei trasporti, è perché sto nell'ufficio vicino a, alla struttura USB dei trasporti, quindi mi arriva questa roba, e so le condizioni brutte che vive questa gente, quindi me le vivo tutte e due. E credo che sia buona cosa un libro bianco che sia di denuncia oltre che di proposta, però di denuncia che non può soltanto limitarsi alla costruzione, non all'ennesima denuncia, ma che dietro ci vada messo qualcos'altro. Per questo credo che sia importante cogliere tutte le possibili occasioni per manifestare in maniera forte, conflittuale, il disagio che c'è in questa città. Gli stati generali del sociale possono essere un'occasione. Nel frattempo costruire anche altre iniziative, ognuno di per sé, ma anche tutti insieme, perché soltanto questo può far emergere questo disagio, che altrimenti viene coperto in maniera veramente indegna. Prima Vittorio, non mi ricordo il cognome, ha detto incompetenti sociali. No, questi non sono, mi permetto di dissentire, questi non sono incompetenti sociali, questi sono indifferenti sociali. A loro non frega assolutamente niente della gente, assolutamente niente. E per questo che noi dobbiamo crearci più strumenti possibili. Ritorno agli asili nido e chiudo velocemente. Noi degli asili nido siamo un po' melenzi, me lo riconosco. Io su 10 asili che visito, su 5 trovo un cartello con una poesia che si chiama, che inizia così: i bambini sono quello che vivono. E poi giù c'è tutto, non sto a farvela lunga, tutto il papier di robe, se vivono nella considerazione avranno rispetto di se stessi e degli altri, tutte cose del genere, anche melenze. Allora, a me l'ultima volta che l'ho letta mi è venuto in mente invece un'altra cosa: i bambini sono quello che vivono, è vero, no? Ma noi siamo responsabili di questo. I nostri bambini, quello che si vivono è la precarietà, il disagio dei loro genitori. Questo è il futuro che noi gli stiamo preparando, e noi abbiamo l'obbligo sociale, morale, politico, tutto, metteteci dentro, etico, tutto quello che vi pare, perché questa roba non avvenga. Penso che sia importante mettere insieme queste lotte, i trasporti, tutti i servizi sono nostri, noi li paghiamo, ci li dobbiamo non solo difendere, ma mandar via questa gente che continua invece a gestirli così, in maniera così becera. Quindi libro bianco, stati sociali, iniziative. Io penso che anche noi degli asili nido prossimamente cercheremo di fare qualche iniziativa che metta un po' più in luce questo problema, e possiamo farcela. Perché noi siamo la capitale d'Italia, ci abbiamo tutte le istituzioni a Roma, ci abbiamo tutte le ambasciate, ci abbiamo un sacco di turisti. E sapete che cos'è Roma? Non lo dico io, lo affermano 3 presidenti del Consiglio dei Ministri che si chiamano Prodi, Berlusconi e Monti. Che cos'è Roma? Dicono su Gazzetta Ufficiale: la situazione emergenziale in atto nella città di Roma relativa al traffico e alla mobilità presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti. Dice tutte, elenca i riflessi indotti e poi alla fine conclude. Dice: considerato che le misure di interventi a tutt'oggi attuate in via ordinaria non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici fattori di rischio connessi alla situazione del traffico cittadino, altro che non c'è traffico, Caterina, e qui moriamo di traffico, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza che consenta un miglioramento
aggiornamento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita. Da questo episodio sono passati 6 anni, 3 presidenti del Consiglio dei Ministri, 2 sindaci, perché il sindaco è nominato commissario delegato all'emergenza da traffico e mobilità, e praticamente la situazione rimane sempre stabile. Invece no, è peggiorata, perché quell'esempio che hai detto te dell'agenzia, del controllo dei servizi pubblici locali, prima era una autorità, c'aveva potere sanzionatorio, poi già che poteva mettere qualche bastone tra le ruote, ma se io ti nomino tu il bastone tra le ruote mie non me lo metterai mai. Allora, però poi ipoteticamente c'era questo pericolo, allora che hanno fatto? L'hanno trasformato in agenzia, e quindi ti pubblicano tutte quelle sciocchezze lì, per non dire un'altra parola più grossa. Allora, veniamo a noi. Intanto sbagliate quando tutti quanti voi parlate che aumenta il biglietto. No, sono aumentate le tariffe ATAC. Bene? Allora cerchiamo di usare il linguaggio che dovremmo usare noi, se no se usiamo lo stesso linguaggio loro siamo la stessa pasta. Noi utenti abbiamo l'intermodalità con l'ATAC alla fermata. Bene, il buongiorno si vede al mattino, le fermate dovrebbero essere, mentre io ti pago tu mi devi dare il servizio, ma l'ATAC non dà servizio. L'ATAC ha dei mezzi che girano a modo loro. Allora, la fermata dell'ATAC, la fermata, l'80% delle fermate, voi che fate il servizio all'ATAC lo sapete come sono. Non sono civili, quindi siamo i civili. Quando qualche sindacalista ha parlato dei ritardi che bisogna fare le azioni giudiziarie, eccetera, la carta dei servizi dal 2008 fino all'ultima, quella che stanno pubblicando in questi giorni, porta l'80-90% delle linee che hanno la frequenza massima di 60 minuti. E fino a 60 minuti tu devi stare zitto. Ora, che mi viene Tosti alla prima riunione, Tosti sarebbe l'amministratore delegato dell'ATAC, che mi viene alla prima riunione con l'associazione e fa la bella relazione che lui è figlio del popolo, figlio delle cose, è figlio delle, e si vergogna di questo, e si vergogna di quell'altro, e si vergogna di quell'altro, quando piglia parola io gli dico si dovrebbe vergognare, lui si incavola. Però il problema qual è? È che noi non riusciamo ad avere in quella città capitale che abbiamo detto, non riusciamo ad avere un rapporto civile. Gli autisti, l'ATAC intanto questo aumento non lo fa per migliorare il servizio, no, lo fa per fare cassa, perché c'è un buco e lo deve riempire. Per avere i soldi per pagare i lavoratori, nel 1994 fu messo un'accisa sulla benzina, bene, creando quello che diceva, che sottolineava Sartogo, un conflitto di interesse molto forte. Cioè, se non camminano queste macchine a Roma, soldi non entrano, quindi più benzina si consuma e più soldi prendiamo noi. In questi ultimi 3 anni sta aumentando il numero dei viaggiatori all'ATAC. Perché? Perché c'è gente che non gliela fa più a utilizzare la macchina propria. L'ATAC che fa? Vende biglietti, deve trasportare persone. Invece di essere contenti che più tre persone arrivano e più guadagna, perché questo dovrebbe essere la società monopolistica ATAC che dovrebbe fare, dovrebbe prendere quanto più gente possibile a bordo per pagare il biglietto, è chiaro. Però l'ATAC adesso si trova in difficoltà, perché si trova tante persone che hanno lasciato la macchina per venire sull'ATAC, e l'ATAC poi gli aumenta il costo del tratto.
ma non gliela aumenta in misura così passabile, aumenta batosta, a staccata, come si suol dire. Allora che vuol dire questo? Vuol dire che la politica dell'ATAC, che si parlava di politica che deve cambiare, Bruno non ci sta più, la politica dell'ATAC non è quella di portare i viaggiatori, è tutta un'altra politica. Perché fare un 18,2% di mobilità del trasporto pubblico e ci metti Trenitalia, ci metti la metro, ci metti Cotral, ci metti l'ATAC e ci metti tassì, significa una barzelletta in una città come noi. Allora, tu devi portare il 60-65% di mobilità pubblica come avviene in tutti i paesi. No, ci sto ancora. Quindi il problema qual è? Il problema qual è? Che aumentano i viaggiatori e l'altra che si trova in difficoltà. Adesso sapete che cosa vorrà fare? Vorrà fare l'ATAC subito, tra poco. Ci vuole educare. Io mi mordo le mani, perché io da piedi via l'ATAC, mi mordo le mani. Quello mi vuole educare l'ATAC a me, che fa una illegalità dalla mattina alla sera, da appena iniziano alle 5 e un quarto fino a mezzanotte. E sapete che vuole fare l'ATAC? Vuole disciplinare la salita e la discesa dei viaggiatori. Guardate, è gente che non me la piglio con Tosti, non me la piglio con la dirigenza dell'ATAC, me la piglio con i lavoratori dell'ATAC, perché non riescono a convincere i loro dirigenti che le persone aspettano alla fermata in numero enorme, quando arriva il bus non gliela fanno a salire e devono spingere, non possono aspettare un altro che arriva dopo mezz'ora. Ma dove stiamo? Guardate, qui stiamo, quando la graduatoria mondiale sulla libertà di stampa ci pone nei paesi parzialmente liberi, ma siamo da molti anni parzialmente liberi, anzi quest'anno abbiamo invertito la rotta, stavamo scivolando sempre più giù e abbiamo fatto, adesso siamo ritornati alla stessa posizione del 2008, abbiamo il 72° posto. Nei paesi parzialmente liberi la libertà di stampa. Noi non riusciamo a capire quello che dobbiamo dire, il libro bianco lo dobbiamo fare, perché siamo costretti a farlo, non è una idea nostra del corso. E poi sta alla gente se vuole sapere o non vuole sapere quello che ci sta scritto sul libro bianco. Perché l'altra verità è sono quelle relazioni annuali che a spese nostre vengono costruite ad arte. Ti dicono che il traffico a Roma non c'è quando qui abbiamo dei documenti che c'è l'emergenza traffico a Roma, ti dicono che gli asili vanno bene, ti dicono che i rifiuti va benissimo alla raccolta differenziata, ti dicono tante chiacchiere e noi se non riusciamo a capovolgere il tavolo vuol dire che siamo messi molto molto male. Allora io dirò poche cose perché insomma le cose diciamo salienti sono state dette, però mi preme rimarcare alcuni elementi fondamentali rispetto soprattutto al ruolo che hanno magari i comitati di quartiere in questa fase. E noi abbiamo aderito al Consiglio Metropolitano proprio perché comunque diciamo, comprendiamo le esigenze e l'importanza di mettere in connessione tutte le lotte e tutte le vertenze che ci stanno nei vari territori. E come comitato siamo presenti su tante vertenze, dal Master Plan di Alemanno, che sono ormai 2 anni dal quale ci stiamo difendendo, cioè il famoso abbattimento di Tor Bella Monaca di costruzione, ovviamente ad opera dei privati, con tutto quello che comporta un'opera fatta dai privati. E siamo sulla vertenza dei rifiuti, abbiamo aderito alle lotte dei comitati di Corcolle e anzi colgo l'occasione per dire che ieri si è costituito il comitato promotore per il referendum abrogativo della seconda parte del piano regionale rifiuti, il cosiddetto scenario di controllo, dove ancora appunto si parla di inceneritori e discariche, quindi ci adopereremo per questa cosa.
Rispetto al tema dei trasporti, diciamo su questa cosa mi soffermo un po' di più. Io penso diciamo che l'elemento fondamentale, che è quello sociale, non va assolutamente, anzi va ogni volta rimarcato di più. Io vi inviterei a prendere il 105, che è quell'enorme mezzo, come lo volete prendere, quell'enorme autobus che parte da Grotte Celoni e arriva alla stazione Termini, e nel quale io spesso, quando lo prendo, mi guardo intorno, perché secondo me qualche sociologo dovrebbe proprio salire di sopra e analizzare proprio le umanità che sono presenti su quell'autobus. E anche rispetto, diciamo, alla delibera, insomma, che è entrato in vigore sull'aumento delle tariffe, guardate, anche quello secondo me è un elemento di divisione, di classe. Perché? Perché si parla del lite, ovviamente, per poter avere le agevolazioni. Per i lavoratori questa roba non esiste, cioè si pagano 250 euro l'abbonamento annuale. Io, che sono lavoratrice e madre, ovviamente sono un po' arrabbiata, perché, diciamo, oltre a tutti i costi di gestione del bilancio familiare, come lavoratore io non ho alcun tipo di agevolazione. E chiaramente, vista da certi altri punti di vista, anche questo può diventare un elemento di divisione. Mi rendo conto in questi tempi di come in realtà sia proprio cambiato il ruolo dei comitati di quartiere. Oggi il comitato di quartiere non è più, diciamo, quel soggetto del territorio che si limita a segnalare la buca, la luce che non funziona, la luce stradale e così via, ma sono soggetti che ormai propongono, che ormai parlano con l'amministrazione, avendo loro stessi idee più chiare rispetto all'amministrazione stessa. È chiaro che poi, a seconda del soggetto con cui vai a interloquire, ovviamente puoi trovare il muro o meno. Purtroppo noi abbiamo un muro di gomma, ma fosse anche appunto di cemento, lo romperemo comunque, perché purtroppo diciamo che soprattutto nel nostro territorio, che è quello dell'ottavo municipio di Tor Bella Monaca, la giunta municipale, la giunta comunale fanno veramente cose anche oltre, diciamo, rispetto dell'etica, perché è importante anche sapere quello che accade in modo proprio concreto, no? Come ad esempio l'aver assegnato uno spazio che si trova su via dell'archeologia, che doveva essere del centro anziani, averlo assegnato al figlio dell'autista di Alemanno per aprire una palestra di box. Allora, non è che queste cose non hanno poi, come dire, una finalità nel tempo. Voglio dire, perché una palestra di box su quel territorio? Cioè, lì serve altro, insomma. E così per tante altre questioni. Quindi noi rivendichiamo anche questo nostro ruolo costruttivo, propositivo e anche più intelligente, diciamo noi, rispetto ad un'amministrazione che non sa proprio cogliere, anzi non vuole cogliere, perché gli fa comodo che rimangano queste situazioni, perché io sono convinta che tra un po' si riparte con la campagna della sicurezza, visto che appunto pure l'altro giorno un povero prete è stato picchiato a Tor Bella Monaca, e quindi noi ci aspettiamo appunto le ulteriori visite del sindaco, perché da noi viene spesso. Però ecco, è fondamentale, dico io, riuscire a mettere in rete tutte le vertenze che esistono per cercare anche proprio di portare la conoscenza a quei cittadini che purtroppo, proprio per una questione di mutazione dei propri ritmi, no? Che sono determinati proprio anche da, si ritorna ai trasporti, cioè un lavoratore che esce la mattina e si fa la maggior parte del tempo sugli autobus e poi torna a casa, onestamente arriva stanco e non gliene può fregare di niente di quello che gli succede intorno. E guardate che la realtà purtroppo è questa. Quindi io penso che noi abbiamo anche questo ruolo così, nel nostro piccolo, no? Di relazionarci con le persone, anche magari si partendo anche, è vero, dalla buca, però riuscire comunque ad alzare il livello di confronto e di trattazione degli argomenti, che appunto, dico io, non sono più quelli di una volta, del tipo anche del che te serve fa, diciamo così, ma proprio anche delle idee diverse di società che partono anche dalle piccole vertenze dei territori. Mi fermo qui perché, insomma, mi rendo conto che è stata abbastanza lunga la giornata per
quanti noi. Grazie.